Volevo iniziare questo video con una domanda ben precisa. Secondo voi cosa c'è di peggio del fare un brutto fallo verso il tuo diretto avversario? Vi rispondo io, provare a farlo e pochi secondi dopo simulare nella maniera più imbarazzante possibile. Lo avete visto dall'immagine che ho messo all'inizio di questo video, sto parlando dell'episodio che ha visto coinvolti Cuadrado e Matias Vigna nella partita di questa notte, per noi ovviamente a livello di fuso orario, tra la Colombia e l'Uruguay, valevole per la qualificazione ai mondiali 2022 terminata per 0-0. L'episodio vede coinvolti i giocatori Juan Cuadrado e Matias Vigna, con il colombiano che non solo all'inizio dà una gomitata, secondo me volontaria, verso il nostro terzino, visto che si ferma e allarga proprio il braccio per andare a fargli male, ma oltretutto pochi secondi dopo, ricordandosi della sua natura di tuffatore professionista, ha deciso di buttarsi chiedendo addirittura di ricevere un fallo a proprio favore. Quindi alla risposta della domanda che vi ho fatto all'inizio, secondo me la cosa peggiore è provare addirittura a chiedere questo episodio a tuo favore. Premetto prima di tutto una cosa: non mi è piaciuta molto la gestione dei titoli da parte dei giornalisti, era una cosa prevedibile, ci mancherebbe altro, però presentare questo episodio come l'inizio di Juve-Roma è già iniziata, secondo me è un po' sbagliato, sia perché comunque dai un messaggio come se appunto la colpa di quel gesto fosse della Juve, come se la Juve, avendo come tesserato il suo giocatore, è responsabile di tutte le sue azioni anche in nazionale, e poi perché appunto alimenti polemiche quando la partita ancora deve iniziare. Però volevo fare questo video perché non mi è piaciuto per niente il comportamento del terzino colombiano. Io non sono uno che attacca principalmente un determinato giocatore. Diciamo che quando ci sono questi episodi bisogna sempre guardare un pochino come sta andando la partita, magari se si sono detti qualcosa prima. Durante l'arco dei 90 minuti la testa comunque non sempre ragiona come si deve, lo dico io stesso che non sono per nulla stato un giocatore professionista, però anche solo giocando a calcetto con gli amici, quando comunque entri nel vivo dell'azione è come se la testa pensasse solamente a giocare e riesce a prendertela anche con i migliori amici, quindi figuriamoci contro un tuo diretto avversario. Non sto dicendo quindi che sicuramente non sia successo niente prima e che sia stato gesto completamente a caso, però la cosa che mi dà fastidio è solamente una: la recidività. L'ho detto bene? Recidività? Sì, penso di averlo pronunciato bene. Comunque, in parole povere, a me dà fastidio che Cuadrado non sia nuovo a episodi di questo tipo. Allora, non è un giocatore particolarmente falloso, nel senso che a memoria non ricordo gesti di questo tipo come gomitate o falli brutti nei confronti di un proprio avversario. Non è che è il Materazzi della situazione, ma per quanto riguarda le simulazioni sta cominciando ad essere stancante. Ormai il giocatore ha una certa età, non è uno di quelli giovani che dici può maturare, quindi diciamo che ormai la sua nomea se l'è fatta. Non è un caso che ogni volta si dica sempre Cuadrado tuffatore, questo anche quando magari ci sono degli effettivi falli. Ma perché questo? Perché tuffarsi sempre e creare, mettere in difficoltà l'arbitro, magari quando non c'è un effettivo contatto, porta non solo ad un errore da parte del direttore di gara, ma anche a una sorta di frustrazione del tuo diretto avversario. Come funziona? È un po' come il gioco della volpe, no della volpe e l'uva, di quello che chiamava sempre al lupo, i contadini andavano ad aiutarlo, puntualmente il lupo non c'era. La volta che è arrivato il lupo, lui ha detto al lupo, e quelli ha detto no, col cazzo che vengo da te, e il lupo gli ha mangiato tutte quante le pecore. È un discorso un po' intricato, però è per farvi capire che se tu tante volte simuli e tante volte cerchi il contatto, dai fastidio al tuo diretto avversario, e quando succede che effettivamente le botte le prendi, perché io non dico che Cuadrado non prende mai le botte, ma effettivamente ogni tanto ho qualche fallo brutto, lo ha subito, te lo tieni perché appunto è il tuo atteggiamento provocatorio a portare nella testa dei giocatori la voglia, tra virgolette, di non farti male, ma comunque non volerti bene, diciamo. Quindi io non voglio certo giustificare chi magari fa del male fisico al giocatore, cioè ovviamente nel calcio bisogna sempre cercare di limitarsi, perché può succedere, ma non dovrebbe succedere, perché comunque è un gioco sportivo, non è che devi andare tu per forza a fare del male al tuo diretto avversario. Ma un atteggiamento di questo tipo ti porta per forza di cose ad essere
quasi detestato dai tuoi diretti avversari. Lo abbiamo visto tante volte, c'è la famosa scena di Perisic che prende per il collo Cuadrado. Non è un episodio a caso, è proprio perché secondo me è il giocatore ad avere un atteggiamento sbagliato. Lo sottolineo, non è una colpa della Juve, perché tante volte si dice Cuadrado fa così perché alla Juve è abituato, lì non gli fanno niente. Secondo me non c'entra nulla la squadra che ne detiene il cartellino, è proprio una cosa che riguarda il giocatore, anche perché mi pare di ricordare che anche quando fosse alla Fiorentina c'era qualche episodio di tuffata, qualche episodio in cui cercava il contatto. Ci sono giocatori di questo tipo nel mondo del calcio, soprattutto recente. Tanto spesso i giocatori cercano il contatto per richiamare appunto l'attenzione dell'arbitro. Adesso è vero, c'è il VAR, quindi comunque c'è la possibilità eventualmente di vedere se c'è stata simulazione e prendere la scelta giusta. Però quando non c'era il VAR, tante volte è stato dato un rigore per un contatto che magari non c'era, col giocatore che era abile a cercare il contatto, magari quando l'avversario neanche ci voleva provare, e appunto mettere in confusione l'arbitro. Ma indipendentemente da ciò, penso che l'episodio di ieri sia stato a dir poco imbarazzante. Non è un episodio che fa partire Juve Roma, è una cosa che riguarda essenzialmente Cuadrado e Vigna. Però oltre a provare un fallo brutto, perché tu effettivamente non è che tu tieni palla, cioè si vede proprio che si ferma, vede l'arrivo e allarga il braccio. Io non sono uno che dà falli a caso, però guardando quell'episodio come si fa a non pensare che sia una gomitata volontaria? E tra l'altro, domanda ancora più importante, come fa il VAR a non intervenire in episodi di questo tipo? Cioè, se tu vedi dalle immagini che un giocatore si ferma proprio per dare una botta col braccio largo, non è che tu dici allargo il braccio, allargo per saltare e lo becco per sbaglio con la gamba, col braccio, come è successo di recente e che ci è costato anche l'espulsione di Pellegrini, che non c'era per niente. Qua si tratta proprio del giocatore che si è fermato e ha dato la gomitata. Cioè, pensate l'assurdità di quello che sta succedendo. Hanno dato rossi per giocatori che hanno allargato il braccio per saltare, per alzare più in alto, e hanno preso per sbaglio l'avversario. Non hanno dato un giallo, che in questo caso secondo me poteva essere tranquillamente un rosso, per un fallo di un giocatore che si è fermato e ha allargato il braccio proprio per far male al diretto avversario. Lo ripeto, potrebbero essersi detti chissà cosa, ma è un gesto secondo me inqualificabile, soprattutto se pochi secondi dopo scadi da solo cercando chissà cosa. Mi ha ricordato un pochino, con dinamiche diverse, tra l'altro c'entra sempre l'Uruguay, anche se in quel caso fu, diciamo, colpevole tra virgolette, l'episodio del morso di Suarez a Chiellini. Cioè, praticamente Suarez diede il morso a Chiellini e poi se ne è stato a terra così, oh oddio, oddio, come per dire, come se si fosse fatto male ai denti, come se ci avesse sbattuto i denti addosso. Cioè, veramente una cosa imbarazzante. Ma fai il gesto sbagliato, ma fregatene, ma prenditi tutte le responsabilità. Cioè, io apprezzo molto di più chi magari fa dei falli brutti, che non si dovrebbero fare, che però si prendono il rosso e se ne vanno, perché sanno quello che hanno fatto. Invece ricordo anche l'episodio di Glick, che andò a rompere le gambe di Giaccherini e addirittura gli diedero il rosso e si lamentò pure, come per dire, no, non era fallo, no, non era giallo, cose veramente dell'altro mondo. Ma indipendentemente da ciò, non voglio certo fare questo video per massacrare Cuadrado e per dire a tutti andate sul suo profilo, insultatelo, massacratelo, no, assolutamente no, è una cosa che comunque deve rientrare, però è un atteggiamento che veramente non capisco, perché Cuadrado secondo me le qualità ce le ha, quindi perché rovinarsi con questo tipo di atteggiamenti, soprattutto alimentando episodi negativi con altri altrettanto discutibili? Cioè, hai fatto il fallo, hai fatto la gomitata, non fare anche la simulazione, perché dopo veramente ti cerchi gli insulti. Non è una cosa che riguarda la sua squadra, ma proprio riguarda lui. Secondo me deve cambiare atteggiamento, anche se ormai penso che abbia 32-33 anni, quindi se non l'ha cambiato fino a questo momento sarà difficile pensare che da qui in poi diventerà un giocatore che non simula mai. Vedremo un po' quello che succederà, però mi auguro che comunque riesca a cambiare atteggiamento, perché così, facendo episodi di questo tipo, si renderà sempre più ridicolo, almeno sotto i miei occhi. Un saluto dal vostro creatore di Rosso 94, fatemi sapere con un bel mi piace se avete apprezzato il mio contenuto e se siete d'accordo con me, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e se volete iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere notifiche sempre aggiornate su tutti i miei prossimi video. In descrizione troverete link anche di tutti gli altri miei profili social, se volete seguirmi anche lì, visto che ho ricominciato ad essere costante anche sul sito Viola, mi fa tanto tanto piacere. Un saluto dal vostro creatore Giallorosso 94, ci vediamo oggi pomeriggio per il secondo video di giornata. Un saluto, sempre comunque Forza Roma, e alla prossima.